Nome? Marcello. Veronica. Età? 26. 27. Sesso? In piedi, certe volte dipende dalla situazione, neanche seduto. Non devo far muore per Dante. Ideale. Femmina. Che lavoro fai? Consulente controllo qualità da Scarti Lab. Mamma, ultimamente. Che cosa avresti voluto fare da grande? Consulente controllo qualità da Scarti Lab. Era per lo star. A che età il primo bacio? 13. A 11 anni. Nome del tuo primo amore? Primissimo all'asilo, Giuseppina. Una domanda difficile questa. Il tuo ideale di uomo, donna? Tettona, bionda, Baywatch. Sì. Bel culo. La prima volta che hai fatto sesso, a che età? 14. Non mi ricordo se era 13 o 14 precisamente. Il posto più strano dove hai fatto sesso? Nel bagno di un autogrill. Bagno in autogrill. Descrivi il tuo partner. Tettona, bionda, Baywatch. Boh, simpatica. Che vizi o perversioni ha il tuo partner? E spalmarsi di Nutella tutto il corpo mentre gira nuda in piazza. Ma mi dà delle belle pacche sul culo comunque. Dove vi siete conosciuti? In baracchina. Non lavorava da California. È stato colpo di fulmine quindi o innamoramento lento? Ma c'è stato subito attrazione. Colpo di fulmine. Cosa hai pensato la prima volta che l'hai vista? E questa? È che sia una persona un po' particolare, molto strana, un po'... non so, indecifrabile. Come ha fatto a conquistarti? È sempre stato molto romantico, sì. Molto dolce. Il regalo più bello che hai ricevuto da lei? Il dildo. Un peluche, un orso, un insulso. Un aggettivo per descrivere la tua relazione. Che noia, che barba, che barba, che noia. Che noia, che barba, che barba. Che noia. Il miglior pregio del tuo partner? Credo i baffi. Boh, simpatico. Il peggior difetto del tuo partner? Credo i baffi. Ridi per la donna, ma... Imita la risata del tuo partner. A letto chi comanda? Io. L'amante. Che intimo piace al tuo partner? Essenzialmente un basico, però con una ricerca di perizoma brasiliana. Invece da leopardo. Ti piace il sesso orale? Certamente. Ti piace il sadomaso? Ci sono i miei nonni, certo. Te la vedono anche i miei parenti a questa roba. Qual è la tua posizione preferita? Prima di tutto sei in auto. Apri il baule. Prendi la ruota di scorta. La togli dal baule. E poi da lì devi... niente, prendi quella cosa chiamata... cricket. Vabbè, quel cazzo di coso a croce. E poi... svitti i burroni. Prego. L'ho già capito. Funzionario, pecorina, da seduti, da sdraiato sul fianco... piedi, contromuro, sufficiente. Imita il tuo partner durante l'orgasmo. Famiglia di lei in tre aggettivi. Sole, cuore, amore. Che rapporto hai con tua suocera? Gli darei due colpi. Ottimo. Imitala. Ma veramente? No, Mary, stiamo scherzando. Augusto, ma ti avevo detto così? No, l'avevo detto in quel modo, non hai capito male, mi dispiace.
Mi dà un goccino di vino, per favore. Che rapporto hai con tuo suocero? Fantastico. Buono. Imitalo. Ha un'espressione che... Max, ti ho detto di non toccarti in faccia. Te l'ho detto sempre, se tu non ti tocchi, dopo non ti viene più fuori tutta quell'irritazione. Non ti toccare, non ti toccare. A quando il prossimo figlio? Ah, adesso non l'ho detto alla Vicky, ma è da una settimana che non metto preservativo. Presto, presto, sì, sì. Cosa ne pensi del matrimonio? Sex, drugs e rock and roll. Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Come vorresti la prima notte di nozze? Come tutte quelle che ho fatto con lei. Ubriachi, persi sul letto, basta, dormi. Come pensi andrà in realtà? Come tutte quelle che ho fatto con lei. Probabilmente maggiore sarà ubriaco e dormirà immediatamente. E non riuscirà neanche ad arrivare a letto, forse. Nel senso che l'ultima volta che abbiamo festeggiato l'anniversario, si è addormentato nudo sul divano, ho provato a svegliarlo diverse volte, è arrivato alle 6 del mattino in camera e dicevo, ma perché dormivo nudo sul divano? Quale sarebbe il tuo posto ideale per la luna di miele? Un posto con il mare. Un'isola tropicale. Dove andrete in realtà? Lì di Ferrarese. No, però dai, mio zio c'ha una casa lì. No, okay. Ah, San Pietro in Casale. Come pensi che andrà questa giornata del matrimonio? Spero bene. Molto bene. Saluta i tuoi invitati al matrimonio. Ciao a tutti. Ciao. Grazie.